Oggi, 25 aprile, giorno della liberazione, non ci è possibile celebrare questa importante ricorrenza come consolidato dal 1945 a causa della pandemia coronavirus e relativi provvedimenti ministeriali di contenimento. Le disposizioni impartite ai sindaci ne hanno vietato la celebrazione pubblica o assembleare, tanto che non si terrà neppure la tradizionale deposizione della corona all'altare della patria da parte del Presidente della Repubblica. Per il nostro comune avevamo individuato in comune accordo con l'ANDRI, che è qui presente con noi, rappresentata dal responsabile dell'Alto Reno Baruffi Antonio, alcune possibilità di celebrare questa giornata, ma che purtroppo sono venute meno. Ed allora, con questo breve messaggio, vogliamo ricordare il sacrificio di tutti quegli uomini e quelle donne che con il loro eroismo ci hanno ridato la libertà dalla dittatura fascista e dagli invasori complici dei fascisti nazisti. Corre un doveroso pensiero di gratitudine ai partigiani, all'esercito alleato, alla decima divisione di montagna che ha operato assieme ai brasiliani nei nostri territori, e ancora un doveroso ricordo alle vittime delle stragi naziste che nel nostro comune videro l'eccidio di Caverna e di tutti i partigiani che in questi luoghi furono trucidati. In questo contesto di celebrazione che è mancata, abbiamo pensato di dare seguito con la lettura di un ricordo del capitano Antonio Giuliolo, che perse la vita in località Corona, decorato con la medaglia d'oro al valor militare per il suo impegno e sacrificio durante la Resistenza. Passo la parola ad Antonio Baruffi, responsabile dell'ANPI dell'Alto Reno, che ci dice due cose. Un saluto a tutti quanti. Il 25 aprile del 45 fu veramente un giorno di gioia. La stragrande maggioranza degli italiani uscì per le strade con una grandissima soddisfazione. Il virus del fascismo era stato vinto. Noi oggi lo ricordiamo questo giorno, molto importante. E sono certo che vinceremo anche il virus pandemico che ci sta appunto attanagliando. Viva la Resistenza! Viva l'Italia! Dal libro di Luigi Meneghello, Fiori italiani, il ricordo di Antonio Giuliolo, un eroe della Resistenza, morto il 12 dicembre 1944 in località Corona di Rizzani in Belvedere, insignito della medaglia d'oro al valor militare. Così rende omaggio Luigi Meneghello al suo maestro Antonio Giuliolo. Devo ora parlare dell'uomo che fu il maestro mio e dei nostri compagni, Antonio Giuliolo. L'incontro con lui ci è sempre parso la cosa più importante che ci sia capitata nella vita. Fu la svolta decisiva della nostra storia personale e inoltre, con un drammatico effetto di rovesciamento, la conclusione della nostra educazione. Poiché non è sopravvissuta la guerra, morì a 32 anni nel dicembre del 1944, è naturale che la sua figura sia restata per noi nella luce in cui la vedemmo allora. Credevamo di aver incontrato una personalità straordinaria, animata da forze miracolose. Oggi si potrebbe pensare che questo fosse soltanto un riflesso dei nostri occhi, effetto dello shock di aver incontrato un uomo che davvero non aveva ceduto al fascismo. Così è accaduto per altri antifascisti conosciuti allora. Parevano figure più grandi del vero, ma poi si vide che erano persone qualsiasi. Nel caso di Giuliolo non è così. L'impronta che ha lasciato in noi è dello stesso stampo di quella che ha lasciato le esperienze che condizionano per sempre il nostro modo di pensare, di vivere e, se scriviamo, di scrivere. Credo che di maestri di simile tempra ce ne siano stati in ogni parte d'Italia pochi, bensì, ma non pochissimi.
Dietro a quasi ogni gruppo di studenti partigiani o resistenti si sente, qualche volta si sa, che ce n'è stato uno. E penso che sarebbe importante studiarli, ricostruire bene la loro cultura, riconoscere l'origine, la tempra del loro non conformismo, rintracciare la storia delle loro libere scuole e gli effetti della loro influenza. Forse mi inganno e l'argomento non è interessante se non per la pietas, il senso storico privato di pochi italiani che invecchiano in patria e fuori, ma non credo. Sono convinto invece che c'è proprio qui la chiave per capire come avviene realmente la trasmissione della cultura. L'influenza di Antonio veniva dal profondo dell'uomo, era essenzialmente un esempio. Ha scritto di lui un illustre studioso italiano che l'ha conosciuto. Egli rappresentò l'incarnazione più perfetta che mai io abbia vista realizzata in un giovane della nostra generazione, dell'unione di cultura e di vita morale. Non so nemmeno se la gente capisce più cosa vogliono dire queste parole. La cultura, in questo senso, è il principio informante del carattere. Non si può insegnarla come una materia di studio. Ha un'autorevolezza intrinseca, in cui non c'entrano le doti appariscenti o alcuna forma di prestigio esteriore. La libertà di Antonio era il nome della sola ispirazione religiosa che gli pareva possibile per dei laici, l'alimento stesso della vita intellettuale e morale. Libero, come attributo delle cose umane, credo che fosse per lui indistinguibile da vero e reale. Tutto ciò che si genera di fatto negli animi degli uomini liberi, tutto ciò che sono capaci di creare, una vita individuale, una società, hanno senso in quanto si fondano su questa libertà. Opporla a qualunque altra ispirazione morale e politica della comunità non è solo sviante, è mostruoso. Senza questa libertà non c'è alcuna società, come non c'è alcuna vita privata che valga la pena di avere.